una regalità diversa da quella del potere e dei suoi pregiudizi, che annuncia la pace perché è praticata nella forma dell'umiltà. Nella Domenica delle Palme, il grande portale d'ingresso alla settimana autentica, alla settimana santa, tra le navate della cattedrale si affollano in moltissimi, che portando tra le mani l'ulivo prendono parte al pontificale presieduto dall'arcivescovo. Celebrazione solenne, che si apre con la benedizione appunto delle palme e degli ulivi presso l'altare di San Giovanni Bono e con la processione interna al Duomo, alla quale partecipano i canonici del capitolo metropolitano, i membri delle arciconfraternite e degli ordini cavallereschi. Un magnifico colpo d'occhio, mentre sull'esecuzione dei tradizionali 12 chirie, peculiari delle solennità ambrosiane, il Duomo, già inondato di luce primaverile, si colora del verde di palme e ulivi, segno antico di una pace che mai come oggi sembra lontana nella terra degli uomini, degli ottusi che siamo tutti noi di fronte al vero significato dell'ingresso del Signore a Gerusalemme, come lo furono perplessi i discepoli 2000 anni fa, che non compresero. La figura del discepolo ottuso diventa per noi una domanda. Ma noi comprendiamo? Noi, discepoli fedeli, noi stupiti dall'entusiasmo delle folle, comprendiamo l'opera di Gesù che si svolge sotto i nostri occhi? E poi la domanda più immediata e bruciante. Ma la gente di oggi comprende il significato di questo segno così popolare? Forse è inteso come una specie di buon augurio, come un portafortuna che allontana dispiaceri e disgrazie. Forse la sopravvivenza di una consuetudine che evoca ricordi infantili. Allora, per capire davvero il riferimento obbligato, sottolinea il Vescovo Mario, non può che essere il Vangelo. L'ascolto delle scritture non basta per interpretare le vicende di Gesù e le vicende umane, ma senza le scritture gli eventi restano enigmatici. Infatti le scritture annunciano la regalità che contraddice tutti i pregiudizi e le ideologie del potere. La regalità di Gesù è praticata nella forma dell'umiltà e il suo potere è a servizio della pace, la pace per cui preghiamo ogni giorno. Da qui tre passi per vivere bene la Settimana Santa. Vivere la Pasqua con la partecipazione ai santi misteri celebrati nella Chiesa. Ricordare le Scritture con l'ascolto della parola di Dio. Riconoscere in Gesù il significato di tutte le cose, raccogliendo il dono della sapienza della croce. E a conclusione arriva ancora una raccomandazione dal Vescovo Mario. Invito tutti a portare l'ulivo nelle proprie case e anche nelle case dei vicini, degli amici, se non l'hanno ricevuto. Invito a portare questo rametto d'ulivo come un segno che avete partecipato alla gioia della città che accoglie il Signore, il Re Mite.